Benvenuti a una nuova puntata di Eventi. Io sono Valentina Del Negro e oggi ci troviamo a Fano, dove fra poco alle mie spalle si svolgeranno le elezioni per Miss Carnevale 2011, un evento molto speciale abbinato a uno dei carnevali più dolci d'Italia, il Carnevale di Fano. Eccoci ora insieme ad uno dei ragazzi che ha ballato sul palco di Miss Carnevale 2011. Dunque, cosa ne pensi di questa manifestazione? È stata sicuramente una bellissima manifestazione, organizzata molto bene, e anche il Palarca dove si è svolto il tutto è stato veramente una bella cosa, un qualcosa di nuovo che sicuramente ha caratterizzato il Carnevale di Fano. Alex Montanari, l'ideatore di questa manifestazione. Bene Alex, noi sappiamo che lei è anche l'ideatore di Miss Fano, giusto? Sì, esatto, infatti noi siamo l'agenzia che organizza il concorso Miss Fano e gli organizzatori del carnevale, cioè l'ente carnevalesca, l'ente manifestazioni, ci hanno incaricato di realizzare questo concorso che è Miss Carnevale di Fano, che è la primissima edizione, quindi è una delle tante novità di questo Carnevale Innovativo 2011 e che premierà la ragazza non solo più bella ma anche più simpatica. Infatti le ragazze si stanno cimentando proprio in questo momento sia in sfilate di moda sia in barzellette e battute, anche perché abbiamo scelto proprio per caratterizzare il concorso in tema carnevalesco un presentatore un po' fuori dalle righe, perché in realtà è un attore comico del commedia in dialetto fanese, una colonna portante del Guitto, Emanuele Emanuelli, molto noto a Fano, che presenta appunto insieme a Simona Zonghetti Miss Fano 2010, in una veste quindi anche Miss Fano, una veste insolita o non insolita, comunque un passo avanti rispetto al semplice concorso, perché ecco è arrivata a presentare un altro concorso e siamo molto contenti perché è venuta una cosa originale, speriamo che piaccia alla gente e adesso ci auguriamo che la ragazza sia la più bella e la più simpatica. Va bene, ringraziamo Alex soprattutto di dare tante possibilità a queste ragazze, grazie mille. Ora ci troviamo con Luciano Cecchini, il presidente per quest'anno per la prima volta della Carnevalesca di Fano. Ora quindi Luciano, illustraci cosa ne pensa di questo carnevale, quali progetti ha? Beh, il Carnevale 2011 per me, essendo il primo, vi devo dire che è il più bello in assoluto, no? Chiaramente, veramente abbiamo 65 eventi nel nostro calendario, grazie appunto al Palarca, grazie alla pista di pattinaggio e alle varie manifestazioni collaterali delle tre sfilate effettive, che anche quelle quest'anno avranno un volto nuovo, un tema nuovo, un sonoro nuovo. Tutto da vedere, quindi non vi invito ufficialmente a non mancare a queste tre bellissime sfilate ed ognuna avrà una chicca diversa. Bene, la ringraziamo e dunque ci vediamo al Carnevale di Fano. Bene, grazie. Ora siamo insieme alle costumiste di Simona, la presentatrice di Miss Carnevale 2011. Allora, cosa vi siete ispirate per fare questi vestiti che ora abbiamo alle nostre spalle? Ma soprattutto alla semplicità e alla bellezza di Simona. E come vi è sembrato questo Miss Carnevale 2011? Ma per il momento è andato tutto benissimo, anche perché questa sera era il tripudio della bellezza fanese e non. Quindi abbiamo avuto nel palco delle bellissime ragazze che hanno sfilato con dei bellissimi costumi nostri ma anche di altre categorie. Va bene, grazie mille.
il carnevale. Posto il guarda blu. Di conoscere e ripetere durante tutta la serata. Eccoci ora finalmente insieme a Simona, la presentatrice di Miss Carnevale 2011. Sappiamo che non è la prima volta che presenti, ma com'è stata? Non è la prima volta, però è sempre una grande emozione anche perché non ho tutta questa esperienza. Avevo molta paura inizialmente, però penso che grazie soprattutto all'aiuto anche di Emanuele Emanuelli, che è un grande presentatore oltre che comico, siamo riusciti e abbiamo, spero, fatto una serata molto bella. Sì, senza dubbio. Grazie mille di tutto e della tua attenzione. Grazie a voi. Prima classificata Miss Carnevale di Fano 2011. Eccoci finalmente insieme a Vanessa, la vincitrice di Miss Carnevale 2011. Allora, come ti senti dopo aver ottenuto questo nuovo titolo? Ovviamente molto felice perché non me l'aspettavo, è stata una sorpresa perché ho partecipato giusto come divertimento, insomma, come penso anche tutte le altre concorrenti, e ancora non ci credo. E allora cosa ti aspetti ora? Mi aspetto di partecipare a altre sfilate, altri concorsi, inoltre non vedo l'ora di partecipare al Carnevale di Fano. Allora ti aspettiamo al Carnevale di Fano e un grosso in bocca al lupo da parte nostra. Crepi, ciao! Ciao! Amici web spettatori, siamo giunti alla fine di questo bellissimo evento. Vi aspetto alla prossima puntata, un bacione e un saluto da Valentina.